Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei fare una premessa e vorrei dire che è abbastanza singolare doverci trovare oggi in aula a discutere su una legge che di fatto ha perso la sua efficacia attuativa. La mozione infatti parla della famosa e famigerata legge sul piano casa, la 21 del 2009, modificata poi successivamente anche dalla Polverini, che sostanzialmente, come sappiamo tutti, prevede deroghe agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi e che in questi anni purtroppo ha avuto anche degli effetti negativi, come abbiamo potuto vedere ed esaminare in commissione urbanistica, in particolar modo sui tessuti della città storica, sui tessuti più importanti della nostra città. Perché ci troviamo oggi a discutere ancora una volta su questa legge che, come dicevo, ha perso efficacia? Perché nella legge di stabilità regionale discussa a dicembre 2018 un consigliere, credo di Forza Italia, ha proposto un emendamento a questa legge, ripeto già scaduta, prevedendo che la stessa legge, l'articolo 19 della legge di stabilità regionale, che questa legge potesse andare in deroga non solo agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, ma anche ai limiti di densità edilizia previsti dall'articolo 7 del DM 144 del 68. Noi abbiamo già trattato il tema in commissione, ovviamente questa amministrazione, da quando ci siamo noi, si è da sempre dichiarata contraria alla legge sul piano casa, ma in quanto comune, ed essendo una legge, non possiamo far altro che applicarla, nonostante per noi sia una legge, ripeto, da respingere completamente nei suoi principi derogatori. Tuttavia, proprio per salvaguardare le parti più storiche e delicate della nostra città, da sempre, grazie anche a delle direttive dell'assessore, delle circolari interne del Dipartimento, abbiamo fatto sì che comunque nei permessi di costruire presentati in attuazione di questa legge non si andasse in deroga all'articolo 7 del DM 144 e che fossero quindi rispettati almeno i limiti di densità edilizia. Sono stati chiesti i pareri all'avvocatura e in ogni caso il comune si è autodeterminato in questa maniera. Quindi noi oggi siamo qui soprattutto per fare un atto politico, nel senso che vorremmo che la Regione di fatto abrogasse questo articolo, famoso articolo 19, che prevede appunto per gli interventi di ampliamento degli edifici anche la deroga alla densità edilizia. A me è giunta notizia che sia stata presentata la richiesta di revoca e di abrogazione di questo articolo 19 e che sia stata votata già in Consiglio regionale lunedì scorso ed è stata respinta questa richiesta. Quindi noi come Roma Capitale siamo qui oggi con questa mozione a chiedere veramente alla Regione che ci ripensi e lo chiediamo in questa sede soprattutto ai membri dell'opposizione che in sede di legge di stabilità regionale hanno approvato questo emendamento. Quindi mi rivolgo soprattutto alle opposizioni, al PD, che anche in commissione si dice contrario a questa legge e quindi ci aspettiamo l'approvazione anche da parte loro perché vorremmo che lo dimostrassero anche con i fatti. Grazie. Grazie consigliera.